Sono cambiata in meglio? Sei partita che eri una bambina e ora sei una donna. Certo. E tu sei un uomo. No? Chi non è cambiato affatto è Françoise. E neanche la sua possessività è cambiata. Mi è costata molta fatica convincerla a mandarmi a lavorare nell'ufficio del signor Bastegui. Carlo Bastegui? Lavori con il notaio? Sono il suo uomo di fiducia. È un buon lavoro, anche se devo spostarmi su e giù per il paese. Sono appena tornato da Nancy. Ah, sì? Deve essere una bella città. Bellissima. Ma non parliamo di me. Sicuramente tu hai cose più interessanti ed eccitanti da raccontare. Affatto. Un convitto di monache, anche se francese, non è certo un luogo di perdizione. Ma sarai uscita qualche volta? Avrai conosciuto gente? Avuto qualche avventura? Conosciuto qualche uomo? Un uomo? Beh, uno sì. Il giardiniere del convento. Era un bell'uomo? Aveva 70 anni. Fa caldo. C'è un caldo soffocante qua dentro. Perché non andate a fare quattro passi in giardino? In riva al lago si deve stare divinamente. Cos'è questa musica? Non ne ho la minima idea. Sembra un flauto. O qualcosa di simile. Non fate tardi. Benedetto ragazzo. Pensa che ti gusta il dolce. Un pochino solo. Platone. Non ho mangiato niente. L'amore per me. E mi rendevo conto che quell'uomo che mi camminava a fianco mi era indifferente. Michel. Mi ci porteresti ancora a cavallo? Con molto più piacere di una volta. Mi divertiva molto. No, non adesso. Quando te lo dirò io. Ogni volta che ti cavalcavo, alla fine tentavi sempre di baciarmi, te lo ricordi? E tu mi ricambiavi sempre con un morso. Tenteresti ancora di baciarmi, Michel? E lei? Chissà quanti ne hai baciati, vero? Giuro sulla mia vita che mi sono mantenuto casto per te. Bugiardo, quando partì per il collegio me lo promettesti. Ti promisi che ti avrei aspettato, infatti eccomi qui. Te lo ricordi il salice sotto cui ci sedevamo? Tuo padre lo ha fatto tagliare. Gliel'ho detto io, per farti un dispetto. Vieni,